Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Catabiotico. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntata parleremo di dove fare retrocomputing. Se non lo sapete già, sappiate che i computer vecchi, specie se ne avete diversi, possono diventare tossici e molto pericolosi. In descrizione di questo filmato di YouTube, vari links che spiegano perché i computer vecchi sono pericolosi, sono tossici, possono rilasciare fumi e materiali pesanti estremamente pericolosi per la salute dell'uomo, oltre ad esserci i normali rischi di incendio scatenati da alimentatori che vanno in corto perché, diciamo, sono vecchi, scatenando appunto incendi causati dall'elettricità, quindi incendi che sono anche difficili da estinguere e bisogna essere, diciamo, informarsi su che tipo di estintore bisogna disporre, diciamo, nel locale. Ora, non potrete fare, a mio avviso, retrocomputing in casa a meno che non abbiate una stanza della casa oppure un'ala della casa che sia poco frequentata, vuota, dove potrete dispiegare su dei tavoli e scrivanie i vostri vecchi computer accendendoli sporadicamente per testarne appunto il funzionamento. Un luogo ben areato, ben illuminato, non umido, dove non piova, dove non faccia freddo e che sia possibile ovviamente riscaldarlo in inverno comunque in modo moderato. Un habitat più o meno a temperatura e umidità ragionevolmente costante, come avviene in una casa, in modo da conservare al sicuro i vostri computer. In alternativa, un sottotetto oppure una mansarda, purché sia coibentata e moderatamente riscaldabile o riscaldata in inverno e ben areata d'estate, sarà un luogo altrettanto ottimo, ipotizzando ovviamente che vi abbiate steso una rete di spine sicure, con l'uso ad esempio anche di ciabatte con l'interruttore. Stanzini, box auto e casette di legno invece sono, a mio avviso, pessimi posti dove stoccare e conservare stivati i computer vecchi, accatastandoli uno sopra l'altro. Il freddo logora le batterie mandando in panne i computer. Inoltre, le aree sono chiuse e poco ventilate, possono accumulare gas tossici rilasciati con il tempo dai computer più vecchi ed obsoleti. Ci possono poi essere infiltrazioni d'acqua oppure alluvioni che potrebbero distruggere per allagamento i vostri computer, vanificando appunto tutta la vostra collezione, oltre a non esserci probabilmente spazio per fare adeguate manutenzioni. Nelle casette di legno quanto negli stanzini, oltre ad essere locali angusti e poco areati, infatti dovrebbe non essere sufficiente, diciamo, lo spazio e la luce e l'areazione, e non potrebbe non esserci proprio la materiale possibilità di disporre di un bancone di lavoro con attrezzi e strumenti elettronici per fare la dovuta ed adeguata manutenzione. Se avete un garage, un sottotetto, una mansarda, piuttosto che una stanza vuota della casa, appunto, invece il locale deve essere sempre ben illuminato, ben areato, riscaldato, moderatamente in inverno, dotato ovviamente di adeguate prese elettriche di sicurezza, con un riparo sicuro dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, oltre ad avere praticamente degli estintori adeguati e nozioni su cosa fare in caso vi scoppino degli incendi causati dall'alimentazione, da alimentatori che vanno in corto, e quindi sapere come estinguere gli incendi causati dalla elettricità. Quindi vi dovrete anche informare bene dal punto di vista della sicurezza, detenendo ovviamente adeguati estintori, che poi non è che una volta comprati questi rimarranno perennemente funzionanti, ma andranno cambiati perché gli estintori poi ovviamente, ad esempio, se sono a polveri, si scaricano. Ora, queste banali considerazioni non sono pensate per dei nerd esperti, ma solo per utenti sprovveduti che, così dall'oggi al domani, decidano di mettere insieme una collezione di retrocomputers, raccattando
modo gratuito oppure pagando dei bussoli vecchi, però senza avere coscienza di tutti i rischi e dei problemi che implica appunto l'attività di retrocomputing. Questo è un brevissimo filmato per dare un'infarinatura molto superficiale e a grandi linee che l'attività appunto di retrocomputing non è un'attività semplice, ma occorre organizzarsi con anche e soprattutto dei locali adeguati. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.